prima domanda è inevitabile, nella tabella playoff, come lo studiamo? Nessuna tabella playoff, no, veramente nessuna tabella playoff, perché finché non c'è la matematica a salvezza non si parla assolutamente di playoff, noi nello spogliatoio non ne parliamo, e quando sarà raggiunta quella vediamo in che posizione saremo e per eventualmente provare a fare uno sprint finale, che sarebbe veramente un sogno. Però adesso concentriamoci ancora sul primo obiettivo, che ripeto a livello matematico non è ancora raggiunto, siamo molto avanti, diciamo, manca poco, però dobbiamo raggiungere il prima possibile anche per giocare ancora più serenamente le prossime partite. Guardando le ultime 6 giornate, la classifica dice Ravenna 15, San Benedettese 14, Reggiana 11. Volendo domani uno scontro diretto in alto. Purtroppo ci sono anche le giornate prima, quindi... Va bene che si guarda questa partita con un altro prospettivo. No, sicuramente... Penso che sarà una partita bellissima da giocare, credo con anche pubblico, anzi vorrei fare un appello ai nostri tifosi, perché sappiamo che da Reggio Emilia verranno tante persone, quindi ci aspettiamo che noi sinceramente che il nostro pubblico risponda, come ha sempre fatto nei momenti importanti della stagione. Sarebbe veramente bello vedere lo stadio, non dico pieno, però come l'anno scorso nei momenti decisivi del campionato, quindi ci aspettiamo sicuramente un bello scenario, e secondo me giochiamo contro la squadra più forte del campionato, perché li reputo veramente a livello individuale sicuramente una grandissima squadra, secondo me esprimono anche un bel calcio, perché hanno giocatori che sanno giocare, hanno giocatori con grandi qualità tecniche, quindi è veramente un onore e un piacere giocare contro di loro, perché ripeto, per me sono una squadra che ha fatto meglio, se leviamo l'inizio probabilmente in cui sono partiti malissimo, sicuramente non probabilmente sono partiti malissimo, a questo se avessero fatto una partenza normale, neanche tanto entusiasmante, in questo momento sarebbero lì a lottarsi il primo posto col Padova, quindi bella, stimolante contro una grande squadra. Però fuori casa faticano. Sì, diciamo che è una squadra che se si guardano i numeri, credo che comunque in questo periodo del campionato i numeri siano veritieri, perché ormai siamo quasi alla fine, quindi non può essere un caso. Sicuramente ha fatto tantissimi punti in casa, ha vinto tantissime partite, credo 10 di fila, di aver eguagliato un record, e quindi complimenti a loro. Fuori casa fanno un po' più fatica, anche perché magari incontrano campi non belli e aperti come il loro, perché il loro è veramente un gran campo in cui una squadra che gioca a calcio sicuramente è avvantaggiata. Dobbiamo cercare di sfruttare il nostro fattore campo, il nostro è un bel campo, diciamo il Benelli, però sicuramente dobbiamo mettere qualcosa in più in casa per portare a casa un risultato che sarebbe veramente, veramente bellissimo, insomma. Ma solo l'ultima conferma che chi mette la squadra? Sì, mi fa piacere, perché lo ripetevo già da un po' di tempo e infatti mi hanno dato ragione, quindi vuol dire che qualcosa, insomma, vediamo anche noi dello staff. Avevo visto che la squadra stava bene, penso che non sia facile cambiare 5 giocatori pseudo titolari, diciamo, perché lo sappiamo che da noi non ci sono titolari assolutamente, però hanno risposto benissimo i ragazzi, abbiamo giocato con 5 under, quindi 5 fuori quota, quindi veramente grandissima soddisfazione. E credo che, diciamo che la nostra forza è sempre stata il gruppo, ma credo che mai come mercoledì sia stata veramente la vittoria di tutto il gruppo, perché hanno risposto alla grandissima tutti quanti, quindi veramente complimenti a questi ragazzi che sono cresciuti in maniera